Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una nuova puntata, abbiamo ospite Luke. E a questo punto Salve. la prima domanda più semplice, più spontanea è chi è Luke? Come si descriverebbe Luke? Ma soprattutto perché Luke? Allora, Luke è il nome del progetto mio, mi chiamo Enzo Colursi, cantautore nato a Napoli nel 1991. Comincio a suonare il pianoforte da quando avevo 11 anni, a scrivere canzoni da quando ne ho 18. Ho cominciato a suonare in giro, ho suonato in gruppo e poi è nato questo progetto solista nel 2017 che si chiama appunto Luke. In realtà non è altro che il titolo di una canzone di Lucio Dalla, quindi una sorta di mio tributo al mio artista preferito in assoluto, insomma. A questo punto parliamo dell'ultimo singolo. Come nasce questo singolo? La cosa tra ispirazione e come è cresciuto poi arrivare fino a questo punto? Sì, allora l'ultimo singolo si chiama Numeri ed è uscito il 25 novembre del 2022 ed è stato sviluppato durante le fasi finali di Music for Change, premio organizzato da Musica contro le Mafie, durante la residenza artistica di 12 giorni a Cosenza. È un brano scritto su una tematica assegnata, perché ogni finalista aveva appunto una tematica assegnata, a me capitò Migrazioni e Popoli. Quindi ho dovuto scrivere questa canzone su questo tema, ed è stato comunque affascinante scrivere un brano su una tematica così importante e delicata. E ho provato a raccontare queste quattro storie, diverse tra di loro, ma accomunate, insomma. E ho avuto la fortuna di vincere il primo premio a Music for Change, di vincere la menzione speciale del Club Tenco. Ed è stato, come ti dicevo, difficile trattare una tematica del genere, ma entusiasmante allo stesso tempo, perché insomma parlare di un argomento così delicato per un autore è sempre un banco di prova importante. Spero di esserci riuscito, insomma. E a questo punto, oltre che è un modo diverso e particolare di fare musica, nella realizzazione dei testi, in questo caso, nascono prima le parole, nasce prima la musica, oppure nasce un riff, un qualcosa che, oltre in questo caso, c'era già un tema prestabilito, però ovviamente, o nascono insieme. Allora, dipende sempre. Generalmente, per quanto mi riguarda, nascono insieme. Cioè, scrivo testi e musica contemporaneamente, mi metto al piano, comincio a suonare metto un po' di accordi, insomma, così che possano in qualche modo piacermi. Comincio a canticchiare una melodia in finto inglese e poi magari comincio a scrivere le parole. In genere nasce così. Poi fondamentalmente, poi dipende, in questo caso, come detto, il brano già aveva una tematica stabilita, in altre occasioni avevo un tema in testa di cui volevo parlare, cominciavo a scrivere appunti su un'agenda, su un taccuino, poi andavo a casa e lo sviluppavo, insomma dipende. Generalmente però nella maggior parte dei casi nasce contemporaneamente. E a questo punto parliamo un attimo di Cassa Sanremo. Qual è stata l'emozione e a quel punto la sensazione, tutto ciò che hai vissuto in quel momento? Allora, sì, Davide, io ho ricevuto il premio di Music for Change, la targa della menzione speciale del Tenco, appunto a Sanremo durante la settimana del festival, riguardo insomma, gli eventi collaterali al festival, appunto a Casa Sanremo. È stato emozionante il fatto di trovarsi lì in quella settimana così piena di gente, di artisti, addetti ai lavori, è stata una bella sensazione. Da casa, quando osservi tutto ciò che c'è dietro al festival, puoi immaginare che sia una roba allucinante. Stando lì presente in quella ci cittadina, che in realtà è molto piccola, ma in quella settimana si riempie di persone, c'è cioè 1 milione di persone per pochi metri quadri, insomma, quindi è stato bello, è stato folle, bello, poi l'ho condivisa con
con tutti i finalisti ed è stato bello ritrovarci, perché, insomma, alla fine lì è nata poi un lì a Cosenza è nata una vera e propria famiglia, quindi è stato tutto molto bello. E invece l'emozione che la sensazione, poi tu hai suonato dal vivo, la sensazione che si prova quando qui davanti c'è un pubblico che viene per lì per te, per ascoltare la vostra musica. A quel punto Certo. inizialmente è in silenzio, ma poi comincia ad animarti e vi trasmette quell'energia che poi piano piano cresce e voi ritrasmettete, perché poi a volte il pubblico non lo vedete perché ci sono le luci, Certo, c'è il certo. buio dell'ambiente, però sentite quell'energia che sale, tu la ritrasmetti a loro. Qual è la tua sensazione, le tue emozioni? Allora, guarda, il discorso è questo, per me chi in realtà la finalità, per chi scrive canzoni e chi sogna di fare questo lavoro, la finalità è proprio quella, è il fatto di suonare dal vivo. Adesso viviamo in un'epoca dove bisogna essere sempre presenti, no? Sui social, con i contenuti, con i video, con le storie, con i singoli che escono così, ma alla fine tutto è finalizzato al fatto di andare dal vivo e suonare la propria musica. Per me è la parte assolutamente più importante di tutto quanto. Io che sono appunto, come ti dicevo, del 91, quindi non sono nato nell'epoca social, sono uno di quelli che ha cominciato quando tutto questo ancora era appena nato, insomma, tutta questa follia dietro a questi cellulari, quindi ho cominciato a suonare da quando ero molto giovane, e quindi nonostante i 3 miei 32 anni, che non sono molti, non sono neanche pochi, già sono un bel po' di anni che suono. Quindi la cosa fondamentale è che l'emozione rimane sempre la stessa, il fatto di stare lì sul palco. Provare a raccontare, a esprimere tutto ciò che vuoi raccontare in quel momento, con tutto ciò che hai dentro. E quindi è sempre magico. Poi quando scendi al palco incontri la gente e Certo. oltre a farti complimenti, ci sono tutte le età, perché poi ci sono ragazzetti che ti fanno domanda, è la persona adulta, oltre quelle Certo. tecniche. Però qual è la tua sensazione quando, e soprattutto chi è che ti mette in difficoltà? Il giovane o la persona un po' più matura? Ma soprattutto la tua sensazione che hai quando rispondi e vedi le loro facce comunque felici perché ti hanno stretto la mano, ti hanno chiesto i selfie, e tu qual è la tua sensazione a quel punto? Beh, guarda, fa sempre molto piacere, anche perché dopo un'esibizione, scendere dal palco e incontrare persone che hanno provato una sensazione, qualsiasi tipo di sensazione, che sia gioia, che sia, insomma, amarezza per quello che hai raccontato, per il modo in cui l'hai raccontato, fa sempre bene quando lasci qualcosa al pubblico. No, io non provo mai difficoltà nel parlare con le persone che mi fanno i complimenti o che hanno delle domande, delle curiosità, perché appunto il sogno di fare questo lavoro è proprio quello, il fatto di condividere con le persone un'emozione, quindi alla fine non c'è mai difficoltà, solo tanto tanto entusiasmo in quello che si fa. Poi capita spesso che addirittura succede che ci sono delle persone che magari hanno una loro visione su un verso di una canzone a cui non avevo per niente pensato, perché magari l'avevo scritto per un altro motivo, però che mi apre ancora di più tutto il mondo di quel brano o di quel verso, quindi è sempre comunque interessante. C'è qualche artista che nel tempo ti ha fatto anche crescere artisticamente e cui comunque vada involontariamente poi trai quelle sensazioni, riesce che te le fai tue, non copi, ma Certo, fai certo. tue. Certo, allora io per tutta l'adolescenza ho ascoltato i grandi cantautori italiani, li ho studiati, li ho incamerati, quindi dai genovesi, ossia De André, Tenco, Lauci, fino appunto a Lucio Dalla, che ho tatuato qui sul polso. Quindi partendo da Lucio Dalla, che è appunto il mio artista preferito, ce ne sono stati poi tanti, ci sono tanti artisti e parolieri, soprattutto perché io sono molto legato al cantautorato, all'uso della parola. Samuele Bersani è un altro artista che amo, Daniele Silvestri, quindi
In Italia abbiamo avuto e tuttora abbiamo tantissimi bravi cantautori, quindi da questo punto di vista siamo fortunati. E invece, qui un pochettino non è una polemica, l'utilizzo effettivamente della musica come Spotify, tutte queste piattaforme, non c'è rischio che in fondo è un vantaggio perché ti dà più visibilità, però c'è il rischio che poi il valore musicale, artistico, il prezzo della musica venga un pochettino sminuito, cioè, Certo. perché pagare 9 euro per 100.000 brani. Poi c'è il rischio che l'artista venga velocemente ascoltato e poi dimenticato. Certo, su questo è un discorso un po' spinoso, anche perché ci sono i due lati della medaglia, come dicevi tu. Da un punto di vista, ha facilitato la diffusione di alcuni, la diffusione di brani, tanti giovani, tante persone possono liberamente caricare i propri brani, quindi insomma da questo punto di vista è importante, perché magari chi non riusciva ad avere spazio adesso può averlo più facilmente grazie ai social, grazie alle piattaforme digitali. Dall'altro lato, come dici tu, insomma, è tutto più complicato perché insomma ci sono più persone che cantano, che scrivono, che suonano, e quindi magari poi nasce tutta una questione di che bisogna entrare in determinate playlist, più ascolti, ci sono le sponsorizzazioni, che insomma chi spende di più per far girare il brano ovviamente arriva di più al pubblico. Quindi magari la questione meritocratica viene un po' a mancare, quindi. Sì, ci sono due lati della medaglia, uno positivo e uno negativo. Bisogna comunque cercare di. L'unica cosa che bisogna fare è cercare di restare, parlo dal punto di vista dell'ascoltatore, restare curiosi, andare a cercare cose che magari non ti arrivano subito nella home di Spotify, ma insomma essere un pochino più curiosi verso gli artisti emergenti, indipendenti, tra virgolette minori, anche se artisticamente non lo sono in tanti casi. E tu hai citato il fatto dell'inglese. È più facile scrivere in inglese dove il linguaggio effettivamente è molto sintetico, perché l'inglese molte parole noi rappresentiamo in tanti significati, a volte l'inglese è un po' più facile scrivere in italiano con tante parole oppure nell'inglese un pochino che è un po' più sintetico. Io non ho mai scritto in inglese, scrivo in italiano. L'inglese è sicuramente la lingua più musicale, sicuramente, perché insomma, come hai detto tu, il fatto di essere così sintetica per esprimere un concetto, lo puoi esprimere in molto meno tempo per quanto riguarda un verso di una canzone, ed è più, sicuramente più musicale, più melodica. Ti dicevo dell'inglese perché insomma, a parte con una tecnica che usano parecchi autori in italiano, in pratica quando suoni una melodia fai il finto inglese per cercare la melodia che può affascinare e poi ci metti il testo in italiano. Non ti so rispondere a questa domanda non avendo mai scritto veramente in inglese, è soltanto una tecnica per trovare la melodia giusta per scrivere in italiano. Io l'inglese ascolto tanta roba anglofona, ma non ho mai scritto in inglese, ho sempre scritto solo in italiano, quindi non ti so dire. Qualche aneddoto particolare che ti viene in mente, ma sotto che porti un pochettino nel cuore perché fino adesso che ti ha fatto così piacere, gioia o stress Certo. nella realizzazione di dischi, nei brani, a volte c'è anche stress, non è che ascoltando rose e fiori. No, cioè assolutamente, per lo più stress il 95% in realtà. No, allora, la cosa che mi viene in mente, voglio parlare di una cosa bella. Ti raccontavo appunto prima di Music for Change, del premio che ho vinto. Noi abbiamo condiviso io e gli altri sette finalisti 12 giorni come in una residenza artistica a Cosenza, in questo posto meraviglioso che sono i Box Art di Cosenza, e in pratica abbiamo vissuto lì prima della finalissima che si teneva a teatro a Cosenza. Abbiamo vissuto tutti insieme, abbiamo scritto insieme, abbiamo riso, abbiamo pianto insieme. E quando il ricordo bello che ho
Alla fine, verso l'ultimo giorno, la questione della gara l'avevamo completamente rimossa, cioè non ci interessava più, eravamo uniti, una famiglia. La cosa bella che mi ricordo è quando fu annunciato il mio nome, noi eravamo seduti tutti quanti vicini, in prima fila, a teatro, quando Gennaro De Rosa, che è il presidente di Musica contro le Mafie, che ringrazio e saluterò sempre, pronunciò appunto vincitore di Music for Change, Luke, tutti i ragazzi, tutti i finalisti mi sommersero completamente, un abbraccio e gridarono felici sinceramente della mia vittoria, ma avrei fatto lo stesso anch'io, quindi questo è un ricordo bello che ho. Una volta che hai scritto il testo e hai fatto la musica, tu chiaramente hai registrato il brano, ma chiaramente tu non sai, ascolti il brano, ma non per caso. Poi, quando l'hai fatto ascoltare per la prima volta, il momento in cui l'hai fatto ascoltare per la prima volta, hai visto le facce di chi ascoltava quel brano. Qual è stata la tua sensazione quando hai visto quelle reazioni, quelle facce di particolari, emozionate? Poi ferme in quel momento, poi si sono rilassate oppure hanno aperto quel sorriso, quella lacrimuccia. Qual è stata la tua reazione? Per quanto riguarda Numeri è stato molto toccante dal mio punto di vista. Questo è un brano che chiaramente va seguito, è un brano pieno di parole, lungo, quindi c'è tanto testo, tanto, tanto. Quindi è un brano che che non puoi ascoltare facendo altro, fondamentalmente. Quindi devi star lì e ascoltare quello che viene detto nella canzone. Quindi quando riesci a catturare l'attenzione di qualcuno, le persone che hanno ascoltato questo brano si sono spesso commosse e questo mi ha fatto molto piacere, insomma, quando per un autore suscitare un'emozione a qualcuno insomma, è il primo obiettivo in assoluto, quindi sono stato molto contento di questo. A questo punto, progetti futuri? Allora, sì, adesso usciranno un po' di tre singoli da fine aprile, quindi usciranno delle canzoni nuove prima di lavorare poi al secondo album. Nel frattempo comincerò un po' di date, questo mini tour, essendo abituato io a girare da qualche anno in gruppo, partirà questo mini tour invece solo piano e voce. Porterò in giro io da solo con il mio pianoforte portatile e cominceremo appunto da comincerò che insomma sarò da solo da Napoli, poi andrò a Roma, Taranto, Salerno, insomma girerò un pochino fino ad arrivare poi all'apertura del concertone del 1º maggio a Taranto per appunto la festa dei lavoratori. Quindi questi sono gli obiettivi. Poi in estate continuerò a suonare e poi cominciò a lavorare al secondo disco. E che uscirà anche in formato CD, LP, solo Ah, MP3. questo è tutto ancora da vedere, poi insomma, è ancora un pochino presto. Però sì, sicuramente sì, c'è sicuramente su tutte le piattaforme digitali, capiremo poi se sarà il caso di fare copie fisiche. Mi piacerebbe fare vinili a questo giro. Mi farebbe molto piacere. Vediamo se riusciamo. Un'ultima curiosità, tra tanti strumenti che ci sono, tantissimi, come mai sei passato a scegliere il pianoforte? Ma allora, il mio incontro con la musica è stato strano, particolare. Cioè, nel senso, io ero alle medie, fondamentalmente, andavo bene a scuola, ma avevo un caratteraccio fondamentalmente. Quindi, però c'era questa professoressa di musica che era molto coinvolgente e ci disse che insomma voleva fare queste lezioni private a casa. E io, ma senza alcun motivo, scelsi proprio di scelsi il pianoforte, non c'è un motivo particolare. Scelsi il piano perché avevo una vecchia tastiera a casa che non avevo mai usato. Quindi ho detto ok, ce l'ho a casa, quindi scegliamo il piano, così se mi devo esercitare già ce l'ho. Quindi andai a casa della prof insieme agli altri alunni per queste lezioni,
Appena cominciai a toccare il pianoforte mi folgorai, rimasi folgorato da tutto quello che mi provocava e quindi da lì è nata questa passione, ma non ti so dire il motivo principale. È stato è come se ci fosse stato un richiamo naturale, biologico, tra me e questo strumento. Non ti so dire. C'è a questo punto qualche artista contemporaneo che suona il piano che ti piace ascoltare, comunque vada, trovi interessante la loro interpretazione di questo strumento? Beh, ci sono tanti autori che si accompagnano con il pianoforte, non ascolto molta musica strumentale, quindi non ti saprei dire artisti che suonano soltanto il piano, ci sono degli autori che apprezzo e si accompagnano al piano, oltre che ad altri strumenti, ma proprio al piano, ad esempio c'è uno su tutti in questo momento, insomma da un po' di anni a questa parte, Giovanni Truppi, che mi piace molto come artista e che stimo tanto, quindi, tra l'altro è anche concittadino, quindi. È uno degli artisti miei preferiti in assoluto, è uno che ha tanto coraggio nel modo in cui scrive e come racconta le cose, quindi dico Giovanni Truppi. A questo punto noi ti ringraziamo per Grazie essere a stato te, Pietro. ospite, però a questo punto ci mancano solo i saluti finali e gli indirizzi dove per ti raggiungere e poter comprare il brano. Certo, allora chiaramente trovate su Spotify Luke, LUK, scritto così, c'è anche il canale YouTube, per quanto riguarda c'è anche la pagina Facebook Luke, su Instagram Luke.canzoni, quindi trovate tutte le informazioni lì su Instagram e Facebook. Un saluto a Pietro che ringrazio di vero cuore, buona musica a tutti da Luke. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro.